Una realtà importante, una delle società centenarie del comune di Genova, che tra l'altro coniuga l'aspetto sportivo ma anche con l'attività di aggregazione, di promozione della cultura sportiva tra i giovani, tante le discipline praticate ma anche tutte che ritornano con successi importanti. Sarà un'estate davvero colorata di bianco-verde per gli eventi che la Sportiva Sturla ormai ci regala da tantissimi anni e fino ad arrivare all'80ª edizione del Miglio Marino, ma anche il ritorno del grande trofeo Morena, che si era stoppato con la pandemia e poi non avevamo più avuto sul territorio, ma anche il torneo parallelo nella sua 20ª edizione, tutti gli anniversari nell'anno in cui Genova è capitale europea dello sport, ma soprattutto anche tante eccellenze a livello di atleti che parteciperanno a competizioni internazionali, che quindi porteranno alto il valore e il nome della nostra città e ci regaleranno momenti ed emozioni uniche, tanto come competizioni, ma come momenti ludici e di divertimento. Un'estate meravigliosa per la Sportiva Sturla, in luce per il 37º Memorial Morena che sarà il 5, 6 e 7 luglio alla Piscina Sciorba. E quest'anno, in occasione appunto della 37ª edizione, dopo 5 anni di assenza, ci saranno delle categorie particolari. Il nuovo regolamento della Sportiva Sturla prevede, oltre agli esordienti B e gli esordienti A e la categoria ragazzi, anche l'aggiunta della categoria juniores e cadetti, proprio per far partecipare anche quei ragazzi che negli anni passati non sono riusciti a partecipare. E poi a settembre avremo il classico appuntamento, la seconda domenica di settembre, con il Miglio Marino, giunto all'80ª edizione. Ne sono orgogliosa perché sono insieme a Massimo Mero, che lo cito molto volentieri, l'organizzatrice delle ultime 4 edizioni. Un appuntamento importante, un appuntamento romantico e nostalgico che si svolge ormai da 20 anni. Quest'anno appunto festeggiamo il 20º anniversario. Ricordiamo che è nato nel 2003, un anno di pausa per il Covid, ma siamo ritornati quest'anno più alla grande che mai. È un'idea nata appunto nel 2003 da Franco Falcone, Lorenzo Ferrari e Massimo Chiabrera. Allora Falcone era allenatore della prima squadra di pallanuoto, oggi è ritornata a Sturla come direttore tecnico della pallanuoto. Quest'anno un'edizione importante, rientra nelle manifestazioni di Genova 2024, capitale europea dello sport. Per festeggiare appunto questo appuntamento si è deciso di ampliare l'edizione alle due riviere. Verranno giocate infatti sempre in mare ovviamente, le semifinali, diciamo così, delle squadre juniores a Camogli e a Renzano. Dopo i campionati assoluti che abbiamo svolto a Riccione a maggio, a Sturla abbiamo fatto, come ogni anno, che ormai per noi è un appuntamento fisso, il Memorial Gardella. Fabio Gardella, per chi non lo conoscesse, è il pioniere del nuoto per salvamento qui in Liguria e purtroppo è mancato qualche anno fa per un brutto incidente, però a noi piace sempre comunque ricordarlo praticando quello che era il suo sport e la sua passione, soprattutto divertendoci e giocando appunto tra di noi, sempre proprio come una grande famiglia. Siamo molto contenti e ringraziamo tra l'altro tutte le squadre che sono venute dalle altre regioni per festeggiarlo. Sarà un'estate tosta perché comunque oltre al campionato che farò a fine agosto, che sono appunto i mondiali in Australia, in Gold Coast, mi devo anche allenare, però comunque vabbè, si fa, nel senso è sempre piacevole, sono sacrifici che faccio volentieri da sempre e non vedo l'ora di partire, soprattutto perché quest'anno cioè, è stata una sorpresa, non avevo previsto niente, mi sono allenata testa bassa senza mai mollare, alla fine è arrivato, quindi sono contenta, sono molto contenta, speriamo bene, sono contenta di farlo tra l'altro con un mio compagno di squadra, ormai da anni siamo cresciuti insieme, che è Nicola Di Tullio. E niente, speriamo bene, abbiamo grandi aspettative entrambi. C'è Cecilia Moretti invece che è partita oggi non va direttamente a Riesa in Germania per i campionati europei, farà un breve periodo ad Ostia ad allenarsi con la sua squadra e poi partiranno insieme appunto per questi europei qua. Sono molto contenta anche per lei, si è allenata tantissimo ed è cresciuta tantissimo, quindi ho grandissime aspettative.